In questo momento penso che prima dobbiamo passare a questa fila e poi a livello culturale penso che sarà una bella giornata capire perché questo artista ha deciso di creare un ponteggio artificiale con materiale riciclabile, biodegradabile. Non so dirti il nome del materiale, ma l'ha fatto, infatti è lì l'opera d'arte, perché ha creato un ponte con tutto questo tipo. Dobbiamo andare a vedere questa cosa, poi l'effetto di camminare sull'acqua, perché si chiama il ponte di Cristo. Perché lui si chiama Cristo, l'artista? Ah sì, non che si chiama il ponte di Cristo. Guarda che gli è venuta la fissa perché dice io mi chiamo Cristo, quindi ha sempre voluto camminare sull'acqua, quindi si è costruito la sua passerella. Passerei. Tu hai visto il Cristo pizzaiolo? Perché ha sempre avuto la fissa che io faccio il pizzaiolo e ha detto allora Cristo anche lui vuole fare il pizzaiolo più da me. Quindi cosa dici? Dico che abbiamo fatto una fila che non siamo abituati a fare, però ne valsa la pena. Aspetta, vediamo se ne valsa la pena. Per adesso ne valsa la pena. Come vedete siamo ancora in fila. Dovresti fare il tuo tipico. No, cioè, siamo su. Dovresti fare il tuo solito balletto. Orlandino. Questo qua è super grandangolare. Sì, riprende la signora del qua. Non li senti? No. Guarda, dei morti, sei felice di questo ponte? Sì, facciamo un piccolo reporto agio. Vedi che c'è un centro di città indietro. Allora, tutti vanno ad andare 5 metri più avanti, quando avanti il grado. Ma è morbidoso. Sì, che è. Non è morbido. Eravamo a Sulzano, siamo andati. Dov'è che eravamo? Adesso a Sulzano, che è sul lago di Giseu. Quindi siamo andati sull'isola Monte Isola. Che è questa dove siamo? Stiamo camminando e stiamo camminando sul lato sud ovest dell'isola, sud-est di là. E ci rechiamo tramite la nostra amica passerella. Camminata di Cristo. Taglia l'erba. Quelli che taglia l'erba. Per andare all'isola di San Paolo. Stavo dicendo dove andavamo. Ah sì, aspetta. Dov'è che stiamo andando? All'isola di San Paolo.
che è quella là. Quella là, la Picena. Una piccola isoletta, come direbbero in piedi. Ciao, grazie. Ciao, non si alza più.